stessa maggioranza. Ebbene, ha detto con la piacere per l'onestà intellettuale che cosa... Consigliere, però posso interrompere? Allora, forse questo... No, sono convinto, le voglio solo dire una cosa. Questo forse passerà la storia del Consiglio Comunale, che non i comunisti, ma il mio, perché sono stato eletto a luglio, fine luglio, ha fatto più dibattiti politici negli ultimi 30 anni. Allora, quindi, detto questo, io le sto chiedendo di rispettare le regole per due ragioni. Perché lei tanto è un consigliere non di prima leva e poi fa parte dell'ufficio del Presidente. Conosce meglio di me le regole del Consiglio e quindi queste sono e solo danno una dinamica completamente diversa da quello di sottrarsi a un dibattito politico. Prego, per la prova. Guardate, io, Presidente, io conosco bene il regolamento, lo statuto di questo comune. Però lei non può, in questo momento della vita di questo paese e di questa città, non possiamo sottacere quello che sta succedendo. E lei, come Presidente del Consiglio, che è super parte, deve consentire alla gente che ci ascolta di capire che cosa sta succedendo. Perché io le voglio solo precisare che sono 11, 10, 9, 10 mesi che questa maggioranza non produce altro. Bene ha fatto, dicevo, il consigliere Antonio Lanzano, dicendo che se stamattina stiamo approvando due regolamenti, questo stiamo parlando, uno sulla biblioteca e uno sul regolamento dell'utilizzo delle palestre, e grazie al supporto e l'apporto della minoranza, perché altrimenti non erano in grado nemmeno di fare questo tipo di percorso. Allora, questa maggioranza che oggi viene qua e c'è una parte della maggioranza che è il cofondatore di questa coalizione e ribadisce ancora una volta di stare all'opposizione, e c'è una parte della maggioranza che in modo molto palese le dice addirittura di dimettersi perché non rappresenta più la maggioranza. Allora lei, e prima di tutto il sindaco, deve chiarire questo stato di letargo che avete trascinato il comune di Castore. Adesso noi sicuramente approveremo questi regolamenti perché abbiamo lavorato insieme alla commissione e quindi daremo parere favorevole, ma è bene chiarire e far capire alla gente quello che sta succedendo. Grazie. Grazie. Allora io passerei lì alla